Buongiorno, Corriere le notizie di questa mattina, martedì 16 agosto. Covid, l'ultimo bollettino certificato il crollo dei contagi in Sicilia, appena 818, quando esattamente un mese fa erano quasi 7.000, ed è in calo anche il tasso di positività che passa dal 14,1% al 12,5%. Continuano a diminuire anche i ricoveri in degenza ordinaria, ma aumenta di una unità il numero dei pazienti in terapia intensiva. Attualmente in Sicilia sono positive 112.812 persone, i nuovi casi in provincia di Agrigento sono 46. Grande partecipazione ieri sera alla processione della Madonna del Soccorso di Sciacca, riproposta ma con una serie di misure di sicurezza dopo i 2 anni di stop a causa della pandemia. Migliaia di fedeli presenti lungo il tradizionale percorso. L'uscita dalla Basilica dell'Avaro è stata puntuale, il forte caldo ha creato però non poche difficoltà ai portatori della vara, tanto da procedere con un ritmo più lento, e tutto questo ha inciso anche sui tempi di conclusione della processione, andata ben oltre le ore 21. 2 anni di sosta forzata hanno inciso forse sul ritmo che i portatori da sempre danno alla processione, sulla conduzione stessa della vara, ma forse, come si è detto, le condizioni meteo e la presenza anche di tanti giovani nuovi portatori hanno inciso notevolmente sui ritmi. È stata comunque una giornata di festa e di grande partecipazione popolare. Un incidente si è verificato ad Agrigento in piazzale Giglia durante lo spettacolo di Ferragosto con la cantante Orietta Berti. Un drone è finito addosso ad una signora seduta su una panchina. Il dispositivo volante utilizzato per effettuare foto dall'alto e riprese aeree sarebbe andato fuori controllo, colpendo la spettatrice, rimasta ferita e portata in ospedale per accertamenti. L'assessore allo spettacolo Costantino Ciulla ha poi precisato che la signora non presenta ferite gravi ma solo qualche contusione, mentre per quanto riguarda il drone non era autorizzato né dal comune né dall'organizzazione dello spettacolo. Torniamo a Sciacca, dove da alcuni giorni è stato di blackout l'albo pretorio online del comune. Il sito istituzionale dell'ente si apre regolarmente ma non permette poi di accedere all'albo pretorio, dove vengono pubblicati tutti gli atti della pubblica amministrazione. Dalla segnalazione arrivata alla nostra redazione emerge che il disservizio dura ormai da diversi giorni. Politica, prende forma la scheda elettorale per le elezioni regionali del 25 settembre. Sono 38 i simboli depositati, anche se non tutti verranno utilizzati dai partiti. 6 liste sosterranno la corsa di Renato Schifani, 4 quella di Caterina Chinnici. Con Schifani ci sono Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, Prima l'Italia, Nuova DC di Cuffaro, MPA e UDC. La Chinnici avrà le liste PD, 5 Stelle, se non ci sarà la rottura ufficiale, quella dei 100 passi di Claudio Fava e la lista Chinnici, che dovrebbe ospitare per lo più socialisti e più Europa. È tutto, grazie per averci seguito, buona giornata.